Roma e Napoli all'Olimpico sono sullo 0-0 dopo 5 minuti di gioco e anche questa iniziativa del Napoli viene prontamente fermata dalla Roma. Si gioca con Olimpico praticamente esaurito, numerosissimi sostenitori giunti da Napoli, pomeriggio dal tempo incerto, il fondo del terreno comunque in buone condizioni. Vi do le formazioni delle squadre: la Roma in maglia giallorossa, schiera Tancredi, Nela e Vierkovod, Ancelotti, Falcao e Maldera, Conti, Provasca, Pruzzo, Di Bartolomei, Iorio. Per il Napoli sono in campo Castellini, Marino e Citterio, Ferrario, Crollo e Celestini, Vagheggi, Vinazzani, Criscimani, Diaz e Pellegrini. Finora la Roma in casa ha disputato 9 partite e le ha vinte tutte 9. Il Napoli è in buona serie, da 5 domeniche non perde. Ha avuto un inizio favorevole la squadra di Tesaula, riesce a tenere molto allungata la formazione avversaria. Ora c'è un intervento dell'arbitro che è Agnolin di Bassano del Grappa a fischiare una punizione per l'intervento falloso di Celestini. Come per incanto intorno al Napoli è rifiorito l'entusiasmo dei sostenitori. Sapete le peripezie che ha attraversato la formazione napoletana, precipitata nei bassi fondi della classifica. Naturalmente il cammino per la salvezza è ancora lungo, tuttavia hanno recuperato entusiasmo, determinazione i giocatori del Napoli e soprattutto hanno ritrovato l'affetto del loro pubblico. Si rialza Ancelotti ed è Di Bartolomei che batte il calcio di punizione su Conti. Palla indirizzata ancora verso il capitano libero che viene prontamente fermato, recupera lo stesso Di Bartolomei, palla morta in alto e fallo stavolta a favore del Napoli, battuto da Crolli. Pellegrini. Fa filtrare in avanti il pallone troppo in profondità Di Bartolomei. Maldera. E ancora Bruno Conti dalla bandierina. Palla molto tagliata, indirizzata direttamente verso la porta, Castellini comunque c'era. Stavolta batte Citterio. Parabola molto lunga, Pellegrini, poi è Diaz che riesce a girare, ma Tancredi ha un buon riflesso e blocca. Pericolosissima azione del Napoli all'undicesimo del primo tempo ed è ora Nela che porta avanti il pallone. Si prosegue per la norma del vantaggio, Ancelotti, Falcao, partita molto veloce, Nela rimane momentaneamente a terra, il gioco intanto prosegue e viene interrotto ora dall'arbitro per posizione irregolare di Pruzzo. Iorio. Ancora Iorio, viene fermato, lancia verso Diaz, Diaz, tocco di Diaz, Napoli in vantaggio, 1-0 per il Napoli. Ha segnato l'argentino Ramon Diaz, vedete il tripudio della tribuna nella quale sono assietati numerosissimi napoletani ai quali Ramon Diaz, il discusso argentino, rivolge il suo saluto. 12esimo del primo tempo, Napoli in vantaggio con gol di Ramon Diaz che ha trovato impreparata la retroguardia della Roma. L'ottimo avvio di partita da parte della formazione di Tesaula ha trovato degno affrontamento nella realizzazione di Diaz. Nell'occasione parsa un po' sbilanciata la retroguardia della Roma. Sapete che una delle caratteristiche fondamentali della squadra di Lidl è l'apporto costante che dà al centrocampo il libero e capitano della Roma Di Bartolomei, che quando la sua squadra è in possesso di palla avanza sistematicamente a dare man forte ai centrocampisti. Naturalmente ciò comporta il rischio che se viene persa la palla
la retroguardia può apparire anche sguarnita, ciò che si è verificato puntualmente in occasione del gol del Napoli, quando la Roma era in possesso di palla, l'ha persa con Iorio e il Napoli ha fatto scattare il contropiede, il lancio di Crisimanni per Diaz e il gol dell'Argentina. Ora vedremo se e come la Roma saprà reagire. È Di Bartolomei che batte questo calcio di punizione. Pruzzo. Maldera, chiude su di lui Celestini, ecco il cross. Marino, ancora Di Bartolomei, tiro, vola Castellini e blocca in splendido stile. Sventola di Di Bartolomei da molto lontano, è un temibilissimo tiratore Di Bartolomei, avete visto il plastico volo di Castellini. Conti, al centro per Di Bartolomei, tiro di destro che si trasforma in un passaggio per Pruzzo, il quale riesce a toccare, ma Castellini in uscita ferma la conclusione ravvicinata. Il tiro al volo di Di Bartolomei si è trasformato in un assist per Pruzzo, che però non è riuscito a toccare il gol per la prontezza dei riflessi di Castellini. Intanto il gioco è fermo, Ancelotti è pronto a effettuare la rimessa laterale, ma è a terra Celestini. Partita molto buona fino a questo momento, il Napoli aveva cominciato alla grande, soprattutto azzeccando la disposizione sul campo e tenendo la Roma in apprensione anche nelle retrovie. Naturalmente non sempre poi si può giocare così come si vorrebbe, e il Napoli da qualche minuto è costretto a subire la pressione dei giallorossi. Zoppica, ma resta in campo Celestini. Intanto la rimessa è stata effettuata ed è Proasca che dà a Iorio, fermato Iorio, poi riconquista il pallone e lo riperde, fallo su di lui di Celestini. Mentre avete visto che Agnolin, mimando efficacemente quello che intendeva comandare, ha fatto cenno alla panchina, agli uomini della panchina di stare seduti. Punizione battuta da Proasca. Arriva in corsa Nela e con un gran colpo di testa fissa il risultato sull'1-1, è il 32esimo del primo tempo, gran gol di testa di Nela. Sulla punizione di Proasca è arrivato in corsa Nela, ecco che abbiamo la possibilità di rivedere. Batte di destro Proasca con parabola a rientrare, osservate il gran colpo di testa di Nela che arriva in corsa, trova il tempo e la coordinazione per colpire in modo violentissimo, nulla da fare per Castellini, gran gol di Nela, 32esimo del primo tempo, 1-1 all'Olimpico tra Roma e Napoli. Celestini viene fermato da Pruzzo, Kroll, Castellini. Conti, serie di carambola, poi pasticciano un po' Falcao e Di Bartolomei, ma è il brasiliano che risolve la situazione, dando a Iorio che converge al centro, va al tiro e palla che termina fuori di pochissimo. Tiro di Iorio, diventato molto pericoloso perché la palla rimbalzata davanti a Castellini, ma poi è terminata sul fondo. Diaz. Crisimanni, poi Diaz solo davanti a Tancredi, si fa ribattere incredibilmente la conclusione, bella azione del Napoli, vedete che si dispera l'argentino. E in effetti è stata un'occasione colossale per i napoletani che si erano disimpegnati con ottimo fraseggio fino a mettere un uomo, anzi due, da soli davanti a Tancredi.
a filtrare il pallone per Iorio Pruzzo, quindi è Maldera che va alla conclusione, ribattuta da Ferrario, e poi c'è questa sventola da parte di Ancelotti, assolutamente imprendibile ancora per Castellini. Roma in vantaggio e come spesso succede il Napoli paga molto caro l'errore di Diaz. Rivediamo Maldera, il suo tiro respinto di prima intenzione, di collo pieno, gran gol di Ancelotti. Siamo al secondo della ripresa, sempre con la Roma in vantaggio per 2-1. Ecco Di Bartolomei che ha ricevuto, tiro di destro di Di Bartolomei e palla ancora in gol, 3-1 per la Roma. Mentre dal Fiume entra in campo al posto di Vagheggi, siamo giunti al 16° della ripresa, la Roma fruisce ancora di questo calcio di punizione, vedete tutti i suoi tiratori accanto al pallone e Bruno Conti che potrebbe dare sia Maldera sia Falcao sia Di Bartolomei, parte Di Bartolomei, destro in croce dei pali, 4-1. Sta assumendo proporzioni vistose il vantaggio della Roma. Ancora il Napoli in avanti con Vinazzani, perde la palla per l'intervento di Vjarkovod ed è Falcao che imposta ancora per la Roma. La partita naturalmente ha ormai ben poco da dire, ecco Proasca che entra in area di rigore di fronte a Ferrario, tocco di Proasca, Pruzzo respinge Castellini, ancora Pruzzo e gol, 5-1, 25° del secondo tempo, Roberto Pruzzo alla soddisfazione del gol personale. Palla per Vinazzani, la lavora a lungo, la cede quindi a Scarnecchia, Kroll, Marino, tiro di Marino che rimbalza davanti a Tancredi e 5-2, su questo risultato praticamente si chiude la partita, una partita estremamente fausta per la Roma e in considerazione del grosso punteggio e soprattutto in considerazione del fatto che le sue più vicine inseguitrici hanno perso. Roma vicinissima allo scudetto. Grazie per l'attenzione, buonasera.